Grazie Presidente. Allora, io colgo l'occasione per rassicurare il consigliere Figliomeni, ma anche i cittadini che ci ascoltano, e per anticipare un po' un progetto di sperimentazione che stiamo avviando sulla gestione delle emissioni odorigene, e in un'ottica collaborativa con ARPA, Università, Cittadini, Comune e AMA, che ha individuato una ditta privata con l'obiettivo di trovare una correlazione tra le variabili operative e aziendali, quindi degli impianti anche in prossimità di Rocca Cencia, e la percezione olfattiva. In questo modo vorremmo stabilire delle azioni concrete e correttive, quindi interventi di miglioramento anche della situazione odorigena in quel posto. Saranno individuati dei cittadini motivati che parteciperanno a questo progetto sperimentale e che attiveranno attraverso delle applicazioni e dopo un processo di formazione, attiveranno dei cosiddetti nasometri posizionati nei pressi dell'impianto, che consentiranno, accanto a delle colonnine e altre apparecchiature un po' più complesse, di fare una raccolta di campioni di aria e quindi poi di individuare anche la molecola o quant'altro può provocare la situazione d'origine inaccettabile, certamente in alcuni casi. Noi al momento naturalmente non siamo sostenuti da un vuoto, cioè abbiamo un vuoto normativo che non ci consente di agire, di sanzionare queste situazioni, ma certamente con questo tipo di attività possiamo attivare delle iniziative di mitigazione più puntuali. Quindi ci asteniamo perché abbiamo capito l'intenzione meritevole, ma stiamo già procedendo in questo senso. Grazie. A lei.